Grazie a tutti, buonasera, ma no, cioè, il protagonista non sono io, siete voi. Spero che questo terzo e ultimo, per il momento, appuntamento sia a conclusione di un percorso interessante per tutti e che abbia sicuramente suscitato più interesse o nuove scoperte all'interno di questo mondo che è il mondo del whisky. Io spero che voi mi sentiate, ho migliorato anche l'apparecchiatura microfono, così da avervi al massimo. Se ci sono problemi di audio, spero di no. Tutti quanti spero riusciate a sentirmi. E oggi parleremo, concludiamo il percorso sulla parte whisky, sul mondo whisky e ci approntiamo al mondo conclusivo, che poi in realtà per chi conosce il mondo del whisky sa quanto e come il blended in generale, non tanto forse in Italia, ma nel mondo rappresenta diciamo la parte più importante del whisky, soprattutto per la parte commercializzata, quindi per la commercializzazione e per il venduto. Il blended è infatti di gran lunga in termini di volume il prodotto più consumato nel mondo nella categoria whisky, forse in particolar modo, ma nelle categorie whisky il blended come categoria ne fa da padrone. Ho alle mie spalle un signore che ci accompagnerà in questo viaggio, che ci aiuterà nel capirne poi l'evoluzione di questo mondo, proprio grazie ad opera dell'azienda, che è Johnny Walker, che fa parte del compatto di Ageo e che ci aiuterà anche nel raccontare un po' la storia del blended e capirne poi effettivamente l'evoluzione. Io ho preparato come al solito delle slide, sperando di non essere ripetitivo. Chiaramente alcuni punti sono un breve ripasso delle sessioni precedenti, quindi cercherò di andare veramente veloce. Se qualcuno poi alla prima di questi tre appuntamenti ha poi dei dubbi, possiamo anche sentirci separatamente o alla fine fare qualche domanda, non c'è nessun problema. Quindi partiamo con la proiezione delle slide, spero che tutti riusciate a vederle. Io purtroppo una volta che proietto non vedo più voi, quindi spero di riuscire ad essere abbastanza diretto in quello che poi andrò a raccontarvi. Quando riaffrontiamo il mondo dei whisky, soprattutto legati al mondo di Diageo, dobbiamo comunque fare sempre riferimento a quello che è il comparto whisky in generale, quindi non solo chiaramente al mondo scozzese, ma concentrarsi su quelle che sono tutte le categorie di riferimento che portano poi ad essere la base per quelli che sono i blended in generale whisky. Chiaramente se poi aggiungiamo, come penso abbiamo imparato il suffisso, la parolina Scotch, ci atteniamo a quello che è un mondo, quello scozzese, con delle regole ben definite che sono sicuramente alla base non solo del blended, ma della categoria whisky in generale scozzese e che quindi si attengono al disciplinare scozzese. Ricordiamo brevemente i punti che attengono al disciplinare scozzese, che sono tantissimi, ma li abbiamo riassunti nelle precedenti sessioni come tre, i più importanti. Quindi fondamentalmente la produzione, la distillazione sul territorio scozzese, l'invecchiamento per un minimo di 36 mesi e un giorno, 3 anni e un giorno sul territorio scozzese, e poi chiaramente il metodo di invecchiamento che ormai penso che abbiate imparato a riconoscere, che è quello del minimum age. Quando si parla di minimum age, appunto, si va a far riferimento all'età del whisky più giovane contenuto all'interno della bottiglia che lo reca. E in questo caso si applica tranquillamente la stessa regola anche ai blended, con la piccola differenza che andremo a capire poi adesso, pian piano all'interno della fascia di produzione. Quando noi quindi ci rifacciamo al territorio di produzione, quindi la parte geografica, ricordiamo sempre le tipologie, non solo di zona di produzione, ma anche la materia prima stessa. Quindi Malt whisky, quindi in questo caso di cui la materia prima è al 100% malto d'orzo, grain whisky, quindi quando si parla di cereali in generale, a cui poi possiamo andare ad aggiungere la parola single, che di solito identifica single malt o single grain, di riferimento quindi provenienti da un'unica distilleria. Quindi a prescindere dalla materia prima, se mettiamo la parola single di fronte alle altre parole, sappiamo che tutto il prodotto deriva da un'unica distilleria. Bene, questo già dalla parola ci arriviamo da soli a capirlo che nei blended non succede. Proprio perché blended, adesso capiremo più nel dettaglio come avviene la produzione, è un mix sicuramente di single malt e single grain provenienti da diverse distillerie. Questo
Questo non fa meno chiaramente alla zona geografica, dove continuano a essere di riferimento whisky provenienti dalle varie zone del mondo con stili differenti, dove principalmente Scozia e Canada vengono identificate spesso con la parola whisky senza la E, e poi invece tipicamente whisky irlandesi, americani, ma anche di altre zone del mondo, utilizzano il suffissino, la parolina E e la lettera E all'interno della parola whisky. Quindi, breve recap, la single malt, la definizione single malt Scotch whisky definisce quindi un prodotto proveniente da un unico cereale, il malto d'orzo, che quindi proviene da un'unica distilleria, che poi si attiene al disciplinare scozzese quando c'è la parola in Scozia. Questo è un breve recap per quanto riguarda anche e soprattutto le tipologie di single malt che possiamo andare a identificare, quindi i cosiddetti NAS, No Age Statement, quelli che non prevedono l'anno di invecchiamento, quindi sono di solito whisky giovani, continuativi, prodotti che si regano ogni anno dello stesso invecchiamento e che quindi si trovano continuamente negli anni alla stessa gradazione di solito e allo stesso anno di invecchiamento, e poi le edizioni speciali di distilleria. Quanto riguarda Diageo, vi accennavo nelle scorse sezioni le special releases e le distillery edition, tipicamente prodotti o imbottigliati a grado pieno o che fanno finish in botti diverse, in questo caso delle distillery edition, tipicamente ferre. Ma veniamo a quello che è l'argomento un po' più importante della giornata, e quindi concentrarci sulle altre tipologie di whisky che non siano single malt, che servono all'interno della costruzione del blended. E è una, è unica la tipologia di whisky che serve per la creazione del blended, il single grain. Single grain che è ottenuto tipicamente da cereali quali grano, avena, anche orzo maltato, ma non al 100% come nei single malt, che però spesso si riferiscono a quella che è la grande differenza rispetto al single malt, e cioè la distillazione continua in un sistema a colonna che viene definito patent still, ma questo lo vedremo tra breve quando parleremo di distillazione. E arriviamo al nostro argomento, al nostro re della serata, che è il blended. Blended che cos'è in realtà? Un blended whisky, scotch in questo caso perché attiene a prodotti scozzesi, ma blended in generale, è un whisky che è ottenuto dalla miscelazione di whisky di grano e di malto provenienti da diverse distillerie. Quindi, per farla semplice, è un mix di single malt e single grain provenienti da diverse distillerie. Quando si parla di Scozia, chiaramente le varie tipologie delle zone scozzesi che abbiamo visto nei single malt vanno a dare delle indicazioni di gusto, degli aromi, dei profumi completamente diversi a seconda delle zone, possono costituire delle grandissime basi per trovare poi un blended che possa avere diverse sfaccettature, diversi aromi, diversi sapori, diversi gusti e chiaramente anche diversi profumi derivanti dalle varie zone di Scozia. Nella produzione, quindi, è importante andare a ricordarsi quali sono le differenze tra le varie zone di Scozia e soprattutto se ci ricordiamo la zona colorata di celeste, quindi tipicamente la zona delle isole e delle coste, hanno whisky, se ci ricordiamo tutti quanti, di solito molto probabilmente o di gran lunga torbati, con vari livelli, e poi ci ricorderemo anche i vari livelli di torbatura. E altre zone, quindi tipicamente le Highlands, le Lowlands, lo Speyside, sono zone che tipicamente usano poca torba, più o meno, ma soprattutto l'unione di questi diversi stili può portare dei gusti completamente diversi nel blended. Perché Diageo si può, diciamo, può essere utile per raccontare anche e soprattutto il blended, questo è un po' un ricordo delle scorse lezioni, proprio perché, come ci ricordiamo, oltre alle malterie, oltre a 45 distillerie, oltre alla coverage barrel, quindi la parte di manutenzione dei barili, c'è anche una grandissima distilleria di grain whisky che si trova a Cameron Bridge, chiaramente, che non è solo la sede della produzione del grain whisky, ma che poi capirete tra breve è la sede di produzione di tantissimi distillati del nostro gruppo, quindi anche vodka, anche gin, che vengono attualmente prodotti a Cameron Bridge in Scozia. Faccio l'esempio di Tanqueray. Tanqueray e Gordon sono due dei gin più famosi al mondo che vengono tuttora prodotti a Cameron Bridge. Questo non è sempre stato così, ma è così dalla Seconda Guerra Mondiale. Inizialmente sia Tanqueray che Gordon venivano prodotti a Glasgow Road a Londra, dopo il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale vennero trasferiti
a Cameron Bridge con gli alambicchi, dove oggi ancora, oltre a grain whisky, viene prodotto gin di Gormont di Pontare. Farvi capire la grandezza di una distilleria come Cameron Bridge che fa anche e soprattutto grain whisky. Ritorniamo un po' nel mondo whisky. Le materie prime sono sempre le stesse, sempre acqua, sempre orzo, sempre lieviti, come nei single malt, ma quello che cambia nelle fasi di produzione, nel blended, è fondamentalmente la fase della distillazione, e adesso capiremo perché, andando a parlare di grain whisky, e perché questo prodotto è la base fondamentale del blended. Quando si parla di blended, infatti, bisogna ricordarci che buona parte della base del blend dei whisky non è fatto da single malt, ma è fatto da single grain. Quindi fatto 100, il quantitativo per fare un blended, di solito circa il 50% è fatto da single grain, quindi di solito circa la metà. Proprio perché il single grain, lo capiremo tra breve parlandone, rappresenta l'ottima base di produzione, l'ottima base per fare il marriage, il blending dei vari whisky. Perché? Perché è molto pulito, molto neutro, molto burroso, passatemi il termine, e permette di essere un'ottima matrice di legame con anche i single malt. Esistono blend solo di single malt, ma non sono così tanti. La buona parte dei blended è blend di single malt, blend di single grain, pure il single grain che è una buonissima parte del blend. Chiaramente le grandi differenze non sono solo sulla distillazione del single grain, ma anche chiaramente poi attengono alle tipologie di whisky selezionati per essere miscelati insieme, ma poi lo vedremo grazie all'ausilio di Johnny Walker. Vado veloce sulle fasi, perché le abbiamo già viste e non vogliamo diventare noiosi. Le fasi fondamentalmente sia per i single malt che per i single grain sono molto simili, ma nei single grain vediamo come tutto questo cambia nella fase di distillazione. Nella fase iniziale si hanno bene o male gli stessi processi, se si utilizza orzo maltato, se è la fase della maltazione, se non si utilizza orzo maltato, chiaramente la maltazione non avviene e tantomeno l'essiccazione per certi aspetti, ma è fondamentale andare a capirne l'essenza proprio perché spesso anche nei single grain c'è una quota parte della materia prima che è comunque fatta da orzo maltato. Quindi un breve recap sulla maltazione, processo di trasformazione degli amidi non solubili in sostanze solubili come tramite l'acqua. Quindi i chicchi vengono immessi in grandi vasche, successivamente scolate e arieggiate in cicli all'incirca di 3 giorni. Tutto questo serve a che cosa? Serve a far da parte alla germinazione, che è il processo attraverso il quale si comincia a esaurire la carica energetica, a trasformare la carica energetica contenuta dal chicco, la carica ossidea, e questo chiaramente deve essere in un certo qual modo fermato, bloccato. Questa a destra è la foto, vi ricordo sempre, dell'orzo maltato, dove quella piccola escrescenza è la germinazione, che viene bloccata come? Con l'essiccazione. L'essiccazione che può essere, ripetiamo sempre, a torba o meno, a seconda della quantità di torba, il whisky sarà alla fine più o meno torbato, e questo fa la grande discrimine fra la parte, diciamo, di aromi e di gusto che poi ritroveremo nel single malt costantemente, nel blended in parte. Questo è sempre il vecchio spaccato del kiln, dove all'interno avveniva in house nelle distillerie di essiccazione, cosa che oggi avviene principalmente nelle malterie. E qui breve recap sulle malterie, 4 di diageo, ma soprattutto qui ricordatevi sempre il vario livello di torbatura all'interno dei whisky a seconda del livello di torbatura del malto iniziale. Questa è una fase invece che è sempre presente, ovviamente a prescindere dalla materia prima, che è la fase del mashing, quindi la fase all'interno del quale viene inserita la materia prima essiccata, triturata grossolanamente in una forma che viene chiamata grist, questa farina molto, molto grande, che viene anche qui miscelata con l'acqua, immersa in vasche di rame, che vengono chiamate mash tun, all'interno del quale chiaramente anche qui viene inserita l'acqua che scioglie il maltosio, in questo caso da malto d'orzo, o comunque gli zuccheri presenti nei cereali, nel caso in cui ci siano altre tipologie di cereali, per andare a creare la base prima della fermentazione, che è il wort, il cosiddetto musto. Fermentazione, che è l'ultima fase che attiene in similitudine single malt e single grain, che chiaramente ritorna al discorso classico della trasformazione ad opera dei lieviti che mangiano gli zuccheri e quindi producono sia anidride carbonica, ma quello che interessa a noi è l'alcol. Alcol che può essere di una gradazione
all'incirca ivi compresa tra i 7, i 9 e i 10 gradi, a seconda della lunghezza o meno della fermentazione stessa. Detto ciò, noi arriviamo a quello che è il nostro prodotto finale in questa fase, che è fondamentale per poi tenere alla fase di distillazione, il nostro wort. Quando si parla di single grain, in particolar modo, si parla di prodotti che fanno quindi una distillazione diversa. Questa è la distillazione che avviene nel single malt, se vi ricordate, quindi in alambicchi discontinui, che fanno una distillazione e poi separatamente una seconda distillazione. Il principio non cambia, si sfrutta sempre la diversa temperatura di ebollizione dell'alcol rispetto all'acqua. Ma quello che cambia è questo strumento qui. Nei single grain e non solo, quindi anche in altri distillati come per esempio vodka e gin, questo strumento ha rappresentato il punto di rottura, la grande evoluzione dell'industria dei distillati, il distillatore continuo. Distillatore continuo che è stato ideato, c'è un piccolo errore, è il contrario, è stato ideato da Ernest Kofler ma brevettato da Robert Stein, che è un processo assolutamente rivoluzionario all'interno della produzione dei distillati. E capiamo in che modo. Il distillatore continuo fondamentalmente cosa fa? Replica le distillazioni in un unico sistema, quindi in un sistema chiuso, senza dover andare a separare la prima piuttosto che la seconda, o eventualmente anche altre distillazioni. Noi ricordiamo che nel single malt per consuetudine si usano due distillazioni, ma in realtà nel mondo dei distillati il numero di distillazioni può essere effettivamente molto maggiore. Quindi in generale il distillatore continuo cosa fa? Permette in un circuito chiuso di andare a effettuare molteplici distillazioni, senza andare mai a interrompere o a cambiare il cosiddetto wort, quindi il liquido che proviene dalla fermentazione. Tutto questo in realtà è un processo che ha portato una grande rivoluzione nel mondo dei distillati e già qui Hans Coffey, che era un inventore, tra l'altro irlandese, questo fa molto ridere, in Scozia quando se ne parla, perché è stato proprio un irlandese che ha rivoluzionato anche il mondo scozzese della produzione del whisky, perché tra le sue mille idee, le sue mille invenzioni, ci fu proprio quella di pensare a un sistema chiuso per provare a distillare. Furono tantissime le prove, furono tantissimi anche i fallimenti di Hans Coffey, ma quello che lui riuscì a ingarbugliare all'interno di un sistema chiuso era proprio un sistema di valvole che erano interconnesse fra di loro, che permettevano di rendere il circuito continuo e quindi permettere un processo di distillazione che fosse effettivamente continuo. La storia di Hans Coffey è molto interessante e molto importante nel mondo dello scotch, proprio perché Hans Coffey fu strettamente connesso col mondo dell'excise, quindi l'ente regolatore delle accise, che andava a definire fondamentalmente, che ha definito fondamentalmente la storia del whisky. Pensate che fino alla legge sulle accise del 1823, in pratica la maggior parte delle distillerie lavoravano in maniera quasi completamente illegale, proprio per eludere quella che era una tassazione molto alta sull'alcol, sul whisky in particolare, tantissimi distillatori quindi operavano illegalmente. Motivo per il quale tante distillerie, se andate a leggere anche la storia di ogni singola distilleria, recano l'anno effettivo di nascita intorno a questa data. Qualche anno prima, tante qualche anno dopo, ma tantissime, quasi tutte, operavano già molto prima della loro data effettiva di nascita. Perché? Perché il 1823 rappresenta nel mondo del whisky in generale la nuova era, la nuova rinascita, proprio nel momento in cui la nuova legge sulle accise diede un po' il via libera per potersi legalizzare a 360 gradi. Bene, Hans Coffey fu fondamentalmente uno dei fautori di questa contribuzione per creare questa legge sulle accise, ma non solo. Il grande problema di Hans Coffey è che in realtà poco di tutto quello che lui contribuì al mondo degli spirits e del whisky gli venne riconosciuto. Fu per esempio celebre anche la storia di Hans Coffey che propose all'Excise Regulation di creare un nuovo lucchetto per andare a chiudere i sistemi di conta del whisky per poter pagare le tasse, sistema che lui propose e venne poi effettivamente messo in atto qualche anno dopo e nessuno poi recò l'idea di Hans Coffey. Un po' quello che successe con la distillazione e col suo sistema di distillazione.
Qui ci sono un po' di storie che ho raccolto per voi, poi magari ve le andate a riguardare con molta calma, ma giusto per darvi un po' di contesto, tanti furono gli spunti presi da Ana Scoffi. L'esempio fu il primo alambicco che fu inventato, per esempio, da Sellier e Blattumal, che sono tuttora utilizzati per tantissime distillerie di rum e brandy che hanno un sistema di produzione molto simile. E si racconta che fosse proprio la base di partenza dell'idea di Ana Scoffi per andare a creare il distillatore continuo. Distillatore continuo che poi in realtà fu effettivamente brevettato da Robert Stein. Robert Stein, che era un membro della dinastia di distillatori della zona delle Lowland e che aveva stabilito una serie di distillerie, soprattutto la principale a Fife. E aveva già sviluppato e collaborato con altri maestri distillatori nello sviluppare il proprio alambicco. Quello che vedete a destra in alto è proprio il disegno di Robert Stein che gli vantò poi il brevetto per il distillatore continuo. Siamo negli anni immediatamente successivi all'Ecstasy Act, quindi le distillerie cominciano a essere in fermento, tanta produzione di whisky, ma in generale tanta difficoltà a soddisfarne poi le richieste. Quindi all'aumentare delle richieste, questa invenzione diventa assolutamente fondamentale. Diventa fondamentale proprio perché si riuscì a creare una sorta di corsa all'armamento, in questo caso di distillatori continui, che permisero a tante distillerie di cominciare a produrre appunto single grain in maniera molto molto più ampia in termini di volumi e di produzione, che vedremo tra poco diventarono fondamentali alla metà dell'Ottocento. Questo è in realtà come funziona un distillatore continuo. Il principio dello still di Coffee fondamentalmente si articola su due grandi strutture, la struttura di analisi e la struttura di rettifica. Nel disegno che vedete alla vostra destra, la colonna di sinistra, quella chiamata A, è la colonna di analisi, mentre quella a destra è quella di rettifica. Cosa succede? Il circuito è assolutamente continuo, quindi non c'è mai uno stop alla produzione. Quello che entra in questo sistema di produzione è il wash, quindi il risultato della fermentazione. Cosa succede? Il wash entra nella prima colonna, che è la colonna di analisi. Il vapore chiaramente viene alimentato a pressione, entra, sale attraverso i vani separati da piastre e setacchi, e così facendo il wash, che chiaramente è una temperatura calda, quindi non stiamo parlando di wash a freddo, viene immesso nella parte superiore. E quindi, immesso nella parte superiore, scende piano piano attraverso tutti i cosiddetti scompartimenti, come se fossero a piano. Il calore chiaramente porta il vapore a trasportarsi e portarsi dietro tutti quelli che sono gli elementi fondamentali, quindi come abbiamo visto nella distillazione discontinua, quello che evapora prima è l'alcol, quindi gli alcoli, gli esteri, gli aldeidi, che sono la parte fondamentale che corrisponderanno poi al gusto del nostro whisky finale, e si portano dietro questi vapori che entrano fondamentalmente nel tubo di wash a freddo, che è quello che vedete che porta nella colonna B, che è la cosiddetta analisi rettifica. Analisi rettifica che permette, attraverso una serie di tubi a serpentina, che sono quelli che vedete sulla vostra destra, dalla parte gialla, che sono quelli un po' più caldi, che vengono raffreddati fino a ritrasformarli in alcol. Questo processo permette anzitutto di risparmiare tanto tempo e permette soprattutto di poter condensare l'alcol in una maniera completamente diversa rispetto a prima. Quindi con una forza, una pressione maggiore si riesce a condensare molto più velocemente il liquido e quindi si riesce a produrre in meno tempo molto più alcol rispetto al sistema di distillazione discontinua. Altro elemento fondamentale, per chi si ricorderà le altre due sessioni, l'alambicco discontinuo riesce a distillare 76-77% di alcol, oltre quello difficilmente si riesce ad arrivare. 85 è proprio il limite massimo in alcune situazioni. In questo caso si riesce ad arrivare a una purezza molto più elevata, si riesce ad arrivare circa al 96% di volume alcolico. Questo in alcuni distillati, per esempio di vodka e gin, rappresenta un elemento di assoluta importanza. Mentre nel whisky in realtà potremmo anche farne a meno, non nel single grain, però è molto utile soprattutto nella categoria distillati a 360 gradi. Questo è il motivo per cui
completamente rivoluzionato l'industria degli effetti, e questo sicuramente gli va dato atto. Tutto questo processo sicuramente è molto importante, ma non prevede assolutamente di toccare le fasi iniziali, quindi a seconda della materia prima è chiaro che bisogna comunque ottenere un wash di livello per poi andare a creare attraverso questo sistema di distillazione continua un prodotto finale. C'è da dire che al giorno d'oggi il wash, quindi il risultato della fermentazione, viene tendenzialmente preriscaldato quando entra all'interno del distillatore continuo. Per quale motivo? Fondamentalmente si tende ad andare a creare una superficie di condensazione all'interno della colonna di rettifica. Questo cosa vuol dire in parole spicciole? Quando io pungo e metto il mio liquido della fermentazione già caldo, già bello caldo, riesco a creare una sorta di brina nella fase che passa nella colonna di rettifica, tale che il risultato finale è assolutamente più facile da raggiungere. Quindi è come se io agevolassi la temperatura del mio wash, il mio liquido di lavaggio, all'interno della colonna di rettifica. A oggi ci sono tantissimi alambicchi che utilizzano questa tecnica, che in realtà si unisce a quella che è una tecnica così chiamata di sottovuoto. Quindi la grande pressione che viene messa all'interno di questi sistemi di produzione produttivi permettono di lavorare in sottovuoto, fondamentalmente. Tantissimi sono ad oggi i sistemi di produzione, non tanto nel mondo whisky, ma soprattutto nel mondo gin, per preservare quella che è la qualità delle botanicals, quindi principalmente ginepro, ma anche tante altre spezie e erbe aromatiche, perché lavorando in sottovuoto, quindi mettendo la pressione al massimo, si permette di conservare al massimo la parte aromatica e le proprietà delle botaniche, soprattutto nel mondo gin. Questo è un'altra storia, magari ne parleremo in un altro momento. Mi sembrava corretto parlarne. Detto questo, la materia prima è fondamentale. Abbiamo visto in basso a destra l'orzo maltato, che può essere presente all'interno del grain, ma non al 100%, altrimenti parleremo di malt, whisky, ma sono altre le materie prime che concorrono alla produzione, principalmente orzo, in questo caso non maltato, mais e avena. Principalmente sono queste le materie prime che entrano nella produzione, poi di un single grain. Quindi, ricapitolando, blended, materie prime, single malt, scotch whisky, single grain, scotch whisky, miscelate insieme, la meravigliosa parte del blending. Blending che in realtà comincia ad essere a circolare nel territorio scozzese all'incirca dal 1860-65 in poi. Questi sono solo alcuni dei brand che producono blended scotch whisky, tra i più conosciuti al mondo. Qualcuno ricorderà forse la pubblicità all'interno del film del compianto Gigi Proietti, per chi romano, del Bat 69, ma anche J&B, Johnny Walker e tanti altri, questi principalmente che attengono al mondo di Diageo, ma ce ne sono tantissimi altri. L'invecchiamento chiaramente può avvenire in due fasi: può avvenire nella fase singola di ogni materia prima, quindi single malt invecchiato, single grain invecchiato poco, e poi miscelati insieme, sempre rispettando quello che è il principio del minimum age, quindi recando sull'etichetta della bottiglia, in questo caso del blended, l'anno del whisky più giovane che c'è all'interno, quindi del single malt, in questo caso, più giovane che c'è all'interno. Molto raramente si fa il blending e poi si invecchia, molto, molto raramente. Esistono pochissime produzioni, però sono di dovere di cronaca. Quello che attiene chiaramente a l'invecchiamento, lo ricordiamo velocemente, tutte le fasi che il legno e tutte le azioni che il legno vanno a integrarsi nel principio del liquido. In questo caso, in particolar modo, quando si invecchia single grain, si invecchia single grain, non è detto che non si invecchi, ma è chiaro che l'inflessione sul liquido molto più puro, una gradazione alcolica molto più alta, ha un impatto sicuramente diverso, e anche il risultato finale dell'invecchiamento sarà meno caratterizzato rispetto a un single malt che dall'invecchiamento prende tantissimo poi del suo gusto finale. Questo non vuol dire che anche nel single grain l'invecchiamento non sia importante,
sicuramente in quota evaporazione si riuscirà a perdere molto meno, partendo da una gradazione molto più alta, ma questo tiene principalmente a tutti i liquidi che vengono messi in botte, quindi rum, whisky, brandy e quant'altro. Questo è un breve recap delle tipologie di invecchiamento a seconda delle botti utilizzate, quindi ricordiamo che principalmente in Scozia si utilizzano botti ex Barbon, ex Sherry. Questo sarà molto importante tra breve nel capire le differenze dei blended a seconda dei single malt che vengono messi all'interno. E la tipologia di botte anche qui torna fondamentale proprio perché ricordando che il single malt e il single grain vengono miscelati insieme, le diverse tipologie di invecchiamento che ogni single malt ha nell'arco della sua vita saranno poi fondamentali per andarsi a legare tra di loro, quindi diversi single malt blendati insieme avranno delle inflessioni aromatiche e gustative profondamente diverse a seconda di che tipologia di botte hanno utilizzato o che hanno avuto come eventuale finish, quindi se si è utilizzato porto, se non si è utilizzato porto, se si è utilizzato sherry, quindi questo è molto importante, soprattutto nell'arte del blending. Queste sono tutte le fasi e il meccanismo di azione della botte con il liquido che permangono chiaramente nella fase che attiene al momento prima del blending. Breve recap anche sulle tipologie di botti, quindi ex Barbon, Oxed o Barrel standard da 200 litri, oppure appunto Oxed leggermente più grandi da 250, oppure le Sherry Butt da 500 litri. Cosa cambia quindi nel mondo dell'arte del blending? Sì, prendiamo diversi whisky, sì, li misceliamo insieme, ma come riusciamo ad ottenere un liquido diverso? Prendiamo l'esempio di Johnnie Walker. Johnnie Walker, avendo la possibilità, e tra adesso capiremo anche il perché, di attingere whisky dai quattro angoli di Scozia, si riesce sicuramente a creare un liquido che ha delle caratteristiche di tutti e quattro gli angoli di Scozia. Quindi facciamo l'esempio del Black che ti aiuta a capire effettivamente quali possono essere le caratteristiche che attengono a un blending. Un blending può avere le caratteristiche della torba, della sfumicatura importante, come per esempio quelle di Caolira e di Lagavulin che abbiamo imparato a conoscere nella nostra prima sessione. Possono andare a ricevere anche le note tipicamente Speyside, che abbiamo anche queste imparato a conoscere nella seconda lezione, quindi le note più dolci del malto, del miele, della frutta matura, della frutta secca, della frutta a polpa bianca, che miscelate insieme con la parte torbata, tanninica del Caolira, della Gavin, dei whisky di Ayla, dona sicuramente delle note uniche. Ma non solo, possiamo andare a prendere anche altre note che sono tipicamente Island o Mixed Island e Speyside, le note tropicali di frutta matura, frutta ricca, come per esempio le note anche di carne, che sono quelle tipiche di Mortlach, un altro whisky Speyside molto importante, e poi la parte cremosa che è data dal single grain, quindi la parte di burro, di crema, ma anche e soprattutto la grande struttura, la pulizia, viene definito spesso questo termine smooth, la smoothie, quindi questa morbidezza che può avere il single grain. L'unione di queste diverse tipologie di whisky crea il blending, che quindi di base è forse anche più complesso da analizzare, molto più difficile da capire nei suoi dettagli. Come nel single malt, quando si fa una degustazione, si possono capire varie sfaccettature, si possono avere varie strutture, vari livelli, struttura primaria, struttura secondaria, struttura terziaria del liquido, una degustazione molto lunga e profonda che può far emergere tutte queste note messe insieme. Bene, il blending è assolutamente questo, l'arte del mettere insieme, l'arte del miscelare fondamentalmente, come degli antichi bartender che miscelavano invece che dei drink, miscelavano dei whisky. Quindi torna ancora di più importante ricordarsi, capire profondamente le tipologie di whisky, quindi i vari gusti, i vari aromi, i vari stili che ogni angolo di Scozia, perché di Scozia stiamo parlando, possono portare all'interno del blending stesso. È chiaro che io posso anche pensare di fare un blending solo di whisky Speyside, cioè sono tantissimi, che vanno a prendere diversi gusti, diversi aromi, diversi stili all'interno di un'unica regione di riferimento. Oppure posso cercare di andare a prendere stili completamente diversi per creare il blending che io più preferisco, più amo e più ricerco all'interno del panorama del parterre dei gusti e degli aromi.
Ricordiamoci sempre quanto è importante mettere o capire la tipologia di torba o non torba, mettendo all'interno poi prodotti che possono avere un livello di torbatura più alto o meno alto. Whisky torbati mischiati insieme a whisky non torbati possono performare, possono tirar fuori note migliori, peggiori, a seconda dei whisky con i quali si vengono a miscelare. E quindi questo ad opera del blender delle singole distillerie è sicuramente una responsabilità molto importante. Questo è fondamentalmente quello che attiene al processo di distillazione e quello che avviene poi nel processo di mashing, giusto così per fare brutto, ma andare a mettere insieme diversi whisky di diverse distillerie. Faccio l'esempio ricordando lo Speyside, immaginate quante distillerie ci sono nello Speyside, quanti diversi stili di blending si possono creare anche semplicemente miscelando whisky che sono a pochi chilometri di distanza gli uni dagli altri. Come questo ha portato Johnny Walker ad essere forse il pioniere del mondo del blending e come questo poi ha aperto la strada a tantissimi altri miscelatori di whisky. È un processo, quello del blending, che non è così recente rispetto a quella che può essere la distillazione, che quindi, come abbiamo visto dal primo documento ufficiale datato 1494, ha storia antichissima. Ma la storia di questo mercante che nasce nel 1805 a Kilmarnock, nella Ayrshire orientale vicino alla Scozia, che aveva fondamentalmente come unica aspirazione di vita quella di poter proseguire la storia del padre gestendo questa piccola drogheria in questo piccolo paesino. Bene, questo in realtà poi non divenne il suo unico obiettivo di vita, ma divenne forse una delle storie più belle dell'Ottocento che poi si protrae fino ai giorni nostri. Storia che, come abbiamo visto anche nella storia di Aeneas Coffi, beneficia della nuova legge sulle accise del 23, che allentando le severe leggi sulla distillazione ridusse in maniera considerevole le tasse e quindi fece progredire anche quella che era la vendita dei whisky stessi. E per chi possedeva un piccolo negozio a Kilmarnock con un'unica fonte di commercio che era il mare, vender whisky dandoli ai marinai che partivano per viaggi assolutamente poco comodi rispetto a quelli a cui siamo abituati oggi, era il modo migliore per cominciare a creare la prima company della storia. Quindi, cosa faceva? Acquistava whisky, invece di venderli solo nel suo negozio, il buon John Walker cominciava già a demandare la vendita a quelli che furono probabilmente i primi agenti della storia. Cominciò con i whisky di cereali, la miscelazione dei whisky di cereali e malto era ancora vietata, perché poi vedremo tra poche slide quando venne liberalizzata. Morì alla metà dell'Ottocento, lasciando in mano al figlio un'azienda già ben avviata. Ben avviata quando nella cittadina, oltre al mercato derivante dalla navigazione e dal commercio via mare, anche il commercio su rotaia arrivò e quindi l'espansione fu molto più semplice. Il marchio Johnny Walker divenne importante grazie al figlio, al nipote, Alexander Walker, che cominciarono fondamentalmente a capire che il mondo stava cambiando. Il mondo stava cambiando e cambiò radicalmente nel 1860 quando lo Spirit Act legalizzò definitivamente la miscelazione di whisky di cereale con whisky di malto e inaugurò fondamentalmente l'era moderna del whisky scozzese. Grande idea e innovazione furono la base del successo dell'azienda Walker, fondamentalmente per due motivi. 1860, bottiglia quadrata e etichetta inclinata a 24 gradi. Fondamentalmente due grandi soluzioni a due grandi problemi della storia. Bottiglie che venivano spedite e che si rompevano, bottiglie che quindi con la forma quadrata aumentavano lo spazio all'interno delle casse di legno per i mercanti, per il trasporto. Etichetta inclinata a 24 gradi per essere assolutamente riconoscibili sui pseudo scaffali dei negozi dell'epoca, che sicuramente risaltavano all'occhio di un qualsiasi cliente. Innovazione e marketing, se così vogliamo parlarne, a metà dell'Ottocento, che portarono alla creazione della John Walker & Sons, del primo whisky miscelato blended, che era l'Old Island Whisky. 1865 creò la prima etichetta commerciale, lo registrò nel 67, periodo questo dove cominciava ad affacciarsi quella che ai più è conosciuta come una delle grandi cause di espansione di prodotti diversi da cognac e armagnac, che è la filostera.
Filostera, che era questa malattia della vite che distrusse fondamentalmente la produzione poi dei derivati dei prodotti della vite come cognac e brandy, spostando i consumi nettamente su scotch, ma anche su altri prodotti. Poi la storia ne è piena. E quindi Johnnie Walker, l'azienda, cominciò a capire che era il momento di spingere sull'approvvigionamento di whisky. Quindi, piuttosto che andarlo a comprare dalle distillerie, perché non comprare le distillerie stesse? Quindi si cominciò a diventare prima azionisti di alcune distillerie, Solebourne Distillery, poi si passò a Kleinlicht, Dahlwein e Talisker, fondamentalmente Talisker. La prima fu addirittura Cardhu, se non vado errato, 1893, per arrivare ad acquistare una delle più importanti all'epoca dello Speyside, che fu Mortlach nel 23. Quindi l'azienda cominciava già ad avere più di qualche distilleria di base, che fondamentalmente cosa doveva fornire? Whisky per fare blended. Più whisky io avevo a disposizione per creare diversi blend, più io ero forte su un mercato che era appena nato e che quindi la domanda era assolutamente alle stelle. Pensate che se la vendita di whisky sotto il padre all'inizio dell'Ottocento era circa il 5-6% dell'azienda, sotto i figli la cifra di whisky andò a esaurire quasi completamente la quota di vendite, siamo tra il 90 e il 95%, in meno di 70 anni. 1893, corretto, è la data in cui acquistarono la loro prima distilleria, quindi fuori dall'azionariato, il primo acquisto vero fu Cardhu, posso ricordare le 20.500 sterline che pagarono all'epoca a Helen Canning per acquisire la distilleria. E fondamentalmente Cardhu divenne la prima base fondamentale per andare a creare i blend di Johnnie Walker e posso assicurarvi che lo è tuttora. Tuttora, ma non ci fermò qui l'innovazione di Johnnie Walker, si arrivò a creare addirittura un marchio diverso, un'icona che divenne assolutamente fondamentale e siamo ai primi del Novecento quando si crearono le prime tre tipologie di blended di riferimento nel mercato. Siamo ai primi del Novecento e si creano l'Old Island a 5 anni, lo Special Old Island a 9 anni, a qualcuno ricorderà qualcosa, è il Red di oggi, e l'Extra Special Old Island, 12 anni, il Black di oggi. Fondamentalmente questo passò nella fase di rebranding dell'azienda che vide l'opera di un fumettista dell'epoca, tale Tom Brown, che disegnò quello che è diventato poi l'icona di Johnnie Walker, lo Spreading Man. Furono ribattezzati poi i nomi verso la metà degli anni 20 e si cominciò finalmente a parlare di White Label, Red Label, Black Label e tante altre che poi vedremo, costituiranno il core range di Johnnie Walker. 6 anni per l'Old Island che venne ribattezzato White Label, il 6 anni che è stato ritirato fuori recentemente, circa un anno e mezzo fa, nella fortunata serie in collaborazione con HBO di Johnnie Walker, che andava a chiudere un po' la serie di Game of Thrones, ricreando quello che era il White Walker, che si rifaceva assolutamente a questa ricetta del 6 anni dell'Old Island, poi chiamato Johnnie Walker White Label. La ricetta invece dello Special Old e dell'Extra Special Old sono tuttora le stesse ricette che attengono al Red e al Black, quindi 10 anni minimo, 12 anni minimo di invecchiamento. Questa è una delle prime immagini dello Spreading Man, un'idea questa che vedeva il nuovo secolo affacciarsi e un'azienda come la Johnnie Walker che tendeva la mano al futuro, tanto è vero che l'idea di base sotto allo Spreading Man è l'uomo che avanza con passo spedito verso il futuro senza paura, quindi un'idea di un'azienda globale già ai primi del Novecento. L'azienda ai primi del Novecento che nel 1920 festeggiava il centesimo anniversario, l'anno appena passato festeggiava e ha festeggiato il duecentesimo anniversario e azienda che ben dal 34, quindi dal 1 gennaio del 1934, ha il Royal Warrant da parte di Giorgio V per la fornitura di whisky reale alla famiglia reale inglese. Questo è il core range a oggi di Johnnie Walker che ha visto un po' l'evoluzione, partire dal Red e il Black, passare per una zona leggermente più affumicata, più turbata, un mondo che strizza l'occhio all'isola di Islay con il Double Black, un Green che invece attiene a un mondo diverso, quindi a un mondo che non ha single grain, quindi è l'unico all'interno del core range di Johnnie Walker che non ha single grain all'interno, è solo un blend di single malt. E poi la linea, diciamo, che sale di livello con il Gold Label, il Platinum, il Blu e tanti altri.
Per darvi un'idea del blending, andiamo nel dettaglio. Partiamo dal Black. Black ha 41 whisky all'interno, al minimo 12 anni di invecchiamento. 41 whisky all'interno. Fate presente che il 50% è sempre single grain, l'altro 50% si divide in 40 whisky, 40 single malt, dove all'interno possiamo trovare Cardhu, possiamo trovare Caolila, possiamo trovare tantissimi. Facciamo un altro esempio, il Gold. Il Gold è un 25 whisky all'interno, base chiaramente sempre single grain, minimo 15 anni, uno dei whisky più importanti all'interno, in questo caso Clynery. Green, in questo caso abbiamo una parte data fondamentalmente solo da single malt, e i single malt sono Linkwood, Mokla, Craigamore e Cardhu. Quindi un cuore profondamente speciale. Infatti il Green non ha assolutamente nessuna, non vira mai nessuna sfumatura di affumicazione né di turbatura. Quindi un whisky profondamente incentrato sul cuore Speyside, a cui manca completamente la parte single grain. 18, quindi per esempio, saliamo con l'età minima di invecchiamento, ma scendiamo col numero di whisky, dove Cardhu e Knockando, che è una delle distillerie più iconiche del cuore Speyside, ne fanno da cuore. Quindi anche qui, whisky una turba quasi completamente assente. E poi arriva il blu. Blu che penso ai più è conosciuto come uno dei whisky blend da meditazione più conosciuti, ma soprattutto fatto con 16 dei whisky più rari, con i stock sia di malto ma di grain whisky, dove all'interno trova spazio anche il Caldi, che è uno dei single grain, dei pochi single grain imbottigliati come bottiglia singola da single grain, se non vado errato 40 anni di invecchiamento appunto, e trova una media di invecchiamento fino a 40 anni. In questo caso non c'è l'età minima di invecchiamento, perché sulla bottiglia non c'è scritto del blu l'anno di invecchiamento, quindi è tra virgolette un nasco, un no age, un whisky che però sappiamo che arriva fino a 40 anni di invecchiamento. Questo è il mondo del blended, questo è il mondo di Diageo dal nostro punto di vista, ma in generale è la nostra esperienza nel mondo del whisky, che pensiamo possa essere utile alla vostra comprensione di questo mondo molto ampio e molto complesso. E soprattutto è un percorso questo che si conclude con il blended, ma che in realtà avrebbe tantissimo ancora da raccontare, su tante piccole sfaccettature, curiosità, caratteristiche, e abbiamo parlato fondamentalmente solo di Scozia e solo di pochissime distillerie di Scozia. Immaginate per quante ce ne sono, quante sfumature ogni singola distilleria può portare e quante grandissime differenze o piccolissime differenze possono esserci all'interno di una singola bottiglia. Questo è molto romantico sotto un certo aspetto, il motivo per cui tanti poi si appassionano al mondo del whisky, perché fondamentalmente dietro un'etichetta c'è una storia bellissima e c'è tanto lavoro che porta poi a un liquido profondamente unico, profondamente riconoscibile e che può essere profondamente diverso anche a pochi metri di distanza da una distilleria all'altra. E questa è forse la parte più bella di questo mondo. Mondo del blending in realtà che unisce tutto quanto, mette insieme il mondo dei single malt, ne mette insieme la storia, ne mette insieme la produzione, e paradossalmente è molto difficile andare a creare un blending, proprio perché pensate quanto è difficile creare un single malt tutti gli anni uguale, pensate quanto è difficile creare un blending che sia tutti gli anni uguale, perché non solo io devo mettere insieme diverse botti di diverse annate per creare il single malt, devo mettere insieme diverse botti di diverse annate per fare il single malt assieme a altre botti di diverse annate di altri single malt di altre distillerie messi insieme su una base di un single grain. Quindi il mondo del blending è sicuramente un mondo difficilissimo, ci sono pochissimi maestri che sono, come dire, si adoperano per questo lavoro meraviglioso. Il nostro master blender del blend di Johnny Walker è Jim Beveridge, che non è un nome di fantasia, ma si chiama veramente così, quindi forse la storia l'ha portata ad essere quello che è, ma che assolutamente, nonostante la sua grande età, continua a essere la base del nostro lavoro, come tante altre aziende. Ci sono delle persone di riferimento che fanno questo, per creare questi libri. Io credo di essere arrivato alla fine con anche un buon tempo. Lascio la parola a Acquavite per la parte finale e poi sono a vostra disposizione per le domande.
Grazie Manuel, come sempre bravissimo. Vi rubiamo un paio di minuti, ragazzi, come anticipato prima. Facciamo l'estrazione ora per la bottiglia e poi vi lasciamo un piccolo regalino per chi non ha vinto e poi lasciamo spazio alle domande per Manuel. Allora, condividiamo lo schermo, facciamo una condivisione, un'estrazione di lettera e poi Manuel ci dice il numero, dato che siete davvero in tanti. Questa sera. Un attimo solo. Ok, vediamo un po' che lettera esce. P. Lettera P. Vediamo quanti siamo con la P. Sei. Manuel, dimmi un numero da 1 a 6. Ti faccio scegliere a te il fortunato. 4. 4. Un attimo solo. Dovrebbe essere PIF. Ci senti PIF? Vediamo un po' se riesco a darti l'audio. Se non ci senti, dobbiamo cambiare. Sì, Eccoci. buonasera. Ciao, piacere, hai vinto la bottiglia. Buonasera. Molto bene, sono molto felice. Contento? Grazie. Sì, Guarda, ti grazie. chiediamo solo una cortesia di rimanere fino all'ultimo, così poi ti diamo i dettagli, va bene? Certo, va bene. Grazie. Per gli altri ragazzi, lasciamo uno sconto, lo lasciamo qua a video, vi lasciamo il tempo di prenderlo, 10% di sconto reale su tutti i prodotti del sito, molto facile da applicare. Una volta che inserite il whisky nel carrello, è sufficiente inserire la voce coupon corso 10, vi sconta il 10% sul totale tutto il totale del carrello, indipendentemente dal numero di whisky che vorrete acquistare. Mi raccomando, date un'occhiata al sito, siamo curiosi anche di avere un vostro feedback per poter sempre migliorare. Vi lascio qua ancora un attimo, corso 10 in maiuscolo, e attendiamo, insomma, attendiamo qualche vostro mail, commento, suggerimento, eccetera. Adesso lasciamo la parola a Manuel. Comunque, se non avete avuto il tempo di appuntare il codice, ve lo manderemo anche via mail. Magari, ecco, registratevi alla nostra newsletter se non l'avete ancora fatto, oppure seguiteci sui social, perché oltre a questo poi seguiranno, insomma, altri corsi, altre promozioni, sempre legate al whisky, e quindi potrebbe essere interessante rimanere sintonizzati. Manuel, ti lascio la parola. Vai, stavo scorrendo un po' di domande, cercherò come al solito di rispondervi a tutti, se non ce la faccio non me la prendete con me, ma scrivetemi poi in privato perché non voglio escludere nessuno, però sto scorrendo la chat e provo a rispondere a tutti. E allora, cominciamo da... no, lo sconto non sono io. I single grain come mai non sono invecchiati o lo sono meno dei single malt? Allora, Nicola Calabrese. Nicola, di base si imbottigliano pochi single grain. La maggior parte degli imbottigliamenti sono chiaramente single malt. La produzione dei single grain attiene principalmente alla produzione di base per poi creare blend. Proprio perché il single grain è di base funziona molto bene, lavora molto bene come base per il blending, ma poi in realtà non ha grandissime caratteristiche in confronto ai single malt. Quindi difficilmente si imbottiglia e se si imbottiglia di solito si tende a fare un invecchiamento molto lungo. Ti citavo il Cali per quanto ci riguarda, ma poi ce ne sono tante altre, alcune altre che fanno un invecchiamento mi sembra di 40 anni addirittura. Quindi di solito i single grain difficilmente si imbottigliano e principalmente quindi si usano per il blending e anche per questo motivo, quindi non sono quasi mai invecchiati. Mattia Mian, esistono blend di formati di whisky di paesi diversi. Allora, di base si cerca sempre di mantenere un'origine. Cosa vuol dire? È molto importante portare avanti quella che è la zona di riferimento, proprio perché si cerca di andare su un mercato che sia di riferimento. Quindi ci sono blend scozzesi, ci sono blend irlandesi, ci sono blend americani, ci sono blend giapponesi, quindi di base si cerca sempre di mantenere quella che è la zona geografica di riferimento per andare a dare poi quelle che sono delle caratteristiche di riferimento. Si sa per esempio che i whisky americani di base utilizzano mais o segale, quindi si sa quale può essere, diciamo,
diciamo, l'indirizzo di gusto, questo è il motivo principale. Nicola Calabrese, ma c'è sempre solo un single grain in ogni blend o possono esserci diversi single grain? Ah, di base uno, perché va da proprio la struttura, si possono anche andare a utilizzare diversi single grain, ma le distillerie di single grain non sono così tante, quindi di solito la base è quasi sempre uno. Giampiero Formicola chiede, Manuel, quante distillerie ci sono in Scozia? Allora, non voglio far figuracce, dovrebbero essere intorno alle 92, se non vado errato, intorno alle 100, poi ogni tanto una apre e una chiude, quindi dovrebbero essere intorno alle 92, ma mi riservo di andare a ricontrollare questa risposta nel caso in cui non sia corretta. Ero Segolo, come mai non viene utilizzata la distillazione continua anche per i single malt? Beh, diciamo che la distillazione discontinua, nonostante dei difetti, i difetti sono i pregi della distillazione discontinua, proprio perché si riesce ad avere una caratterizzazione del liquido molto particolare. In realtà l'arte della distillazione non è mai stata ben compresa fino in fondo, ci sono ancora delle cose che sfuggono anche a chi lo fa di mestiere da 50 anni nella distillazione discontinua, quindi quello che accade nell'alambicco discontinuo può essere spiegato, può essere analizzato, può essere studiato, ma alcune piccole caratteristiche, piccole reazioni ancora non si riescono a spiegare. Quindi alcuni risultati si riescono a ottenere solo, esclusivamente con quella distillazione, tanto è vero che il motivo per il quale tante distillerie tendono a mantenere alambicchi vecchissimi è proprio perché hanno paura del risultato che potrebbe esserci cambiando gli alambicchi. Luca, ci consigli qualche marchio in cui prevalgono le note cremose? Allora, le note cremose sono principalmente quelle ritrovabili in alcuni prodotti tipicamente Speyside. Posso citarti qualche marchio, ma ti citerei solo quelli di Agea, non mi sembra corretto a livello, come dire, umano. Però sicuramente dei nostri posso citarti delle note profondamente cremose, soprattutto nel blending del Green Label, secondo me è uno dei migliori e il più apprezzato proprio perché tira fuori tante di queste note cremose e dolci sotto questo aspetto, con ricordi di vaniglia, ma di crema, di burro, di crema all'uovo, il biscotto al burro tipico scozzese, insomma, sono delle note che a me piacciono tantissimo, quindi personalmente dei nostri li consiglierei nel blending il Green. Il Green è sicuramente può essere. Luciano Beneduce, nei marchi blended famosi si sperimentano nuovi blend o si produce solo prodotti costanti negli anni? Si sperimenta tantissimo, si sperimenta anche e soprattutto in termini di replicabilità. Quando si cerca di replicare un prodotto anche tutti gli anni uguale, si deve per forza sperimentare, perché come abbiamo imparato le botti sono diverse. Una singola botte con lo stesso liquido all'interno messa accanto a un'altra botte identica con stesso liquido all'interno dopo 6 mesi ha comunque un risultato diverso, quindi la sperimentazione è costante e si sperimentano tantissimi blend nuovi. Ti parlo di Johnny Walker per esempio perché lo conosco molto bene, c'è un progetto chiamato Blender's Batch di Johnny Walker con delle bottiglie di un formato anche più piccolino se non vado errato, che sperimenta diverse tipologie di nuovi blending, dove per esempio c'è una parte un po' più affumicata, meno affumicata, più dolce, si sfrutta anche per esempio il caffè, quindi ci sono degli esperimenti molto importanti e sono assolutamente all'ordine del giorno di sperimentazione. Quindi sì, assolutamente sì, non solo la produzione continua. Un utente che non c'è il nome, quindi single malt è sempre distillazione discontinua mentre blended sempre continua? No, nei single malt sempre discontinua, nei blended c'è un mix, quindi single malt che fanno la loro distillazione discontinua e la parte single grain che utilizza il metodo continuo, l'unione di questi due crea il blending, quindi non è solo continua ma la parte del single grain chiaramente utilizza la distillazione continua. Vado su altre domande. Matteo Malaguti, come si determina quanto è pregiato un blend? Bellissima domanda. Dipende più dal numero dei whisky contenuti, dall'età o da altri fattori? Diciamo che è un mix di tutto quello che hai detto e non solo.
Dipende dalla tipologia di whisky all'interno, sicuramente. Dipende quindi dal più o meno pregiati. È ovvio che se io vado a utilizzare all'interno di un blending un single malt molto raro, come può succedere, per esempio, ti faccio sempre esempio per nostro, di Johnny Walker Blue Ghost, che prende la base del blu, che già di per sé ha whisky molto pregiati, e all'interno ci mette dei whisky di distillerie chiuse, quindi ci sono dei ghost, per esempio di Portellen, ghost di Brora, ghost di Glendulla, quindi mettono all'interno anche single malt molto rari, quindi possono essere sicuramente apprezzati o meno, ma sicuramente di un livello profondamente diverso. L'età può incidere, ma non è fondamentale, l'abbiamo visto anche nei single malt, ci sono single malt che danno il loro meglio a più giovani, altri più vecchi, dipende sempre dal single malt utilizzato. E altri fattori, sì, altri fattori dipende quali sono gli angoli di Scozia da cui tu vai a prendere prodotti. Quindi se vai a prendere, per esempio, dei whisky turbati e li vai a miscelare, passatemi il termine, con whisky, anche questi turbati, ma di diverse zone, probabilmente crei un blending particolare che può essere più o meno apprezzato a seconda poi del risultato finale. Quindi sono tantissimi fattori e dipende tanto, soprattutto dalla composizione del blending. Pio Oliveri, la voce secondo cui i blending sono meno pregiati dei single malt è errata secondo te? Allora, non mi sento di dire né che è errata né che è corretta. Posso dire sicuramente che i single malt sono più ricercati perché? Perché il single malt è il diamante grezzo, lo definirei così. Quindi è assolutamente la particolarità, la sfumatura, la caratterizzazione puntuale delle sfumature di gusto, di aromi molto molto particolari, che poi nel blending possono performare alla grande con tanti altri whisky insieme e quindi creare anche dei blending di pregio. Come esistono single malt di livello medio-basso, esistono i blending di livello medio-basso. Come esistono i single malt di medio e alto e altissimo livello, esistono i blending di medio, alto e altissimo livello. Quindi questa credo sia la risposta migliore che mi sento di darti. Giulio chiede come consiglieresti di impostare una degustazione, da che tipologia di whisky inizieresti e cosa, ok, e con che cosa finiresti. Dal mio punto di vista, tanti colleghi la utilizzano, ci sono diversi approcci. Il primo è seguire il grado, quindi partire dal grado più basso e finire al grado più alto. Questo perché chiaramente l'impatto dell'alcol tende a anestetizzare tantissimo le bocche, le papille gustative, anche fondamentalmente se tu bevi di solito un whisky a un grado molto alto all'inizio, grado pieno, 50, 57, 60, e poi ne bevi uno a 40, rischi che quello a 40 non sia percepito al 100%, proprio perché sei stato impattato da un alto livello di alcol all'inizio. Di solito questo si può adottare anche non solo per il grado alcolico, ma anche per gli anni di invecchiamento, ma non è sempre vero. Quindi si può partire dal whisky più giovane e andare su quello un po' più anziano. Quindi si può seguire il grado, l'anno di invecchiamento, ma se all'interno ci sono whisky più giovani con un grado più alto, la situazione cambia, quindi dipende molto in quel caso. Altra e terzo mio modo di approcciare una degustazione con più whisky dipende poi dalla botte. Quindi se abbiamo più o meno parità di alcol, più o meno parità di invecchiamento, più o meno, capire la botte. Di solito le botti sterri sono più corpose, quindi riempiono molto di più la bocca e io di solito personalmente tendo, se la situazione alcol e anni non è così drammaticamente sbilanciata, a metterlo a Sherry per ultimo, però dipende poi dalle circostanze. Quante distillerie proprietarie attualmente il marchio Johnny Walker? Tantissime, praticamente quasi tutte le nostre, quindi siamo a 17, a 28 attive, 17 chiuse. In realtà il marchio Johnny Walker non possiamo più dire che è proprietario delle distillerie proprio perché fa parte del gruppo Vidiageo.
quindi quelle che non erano facenti parte la cappella del gruppo Johnny Walker, sono entrate all'interno del mondo Johnny Walker e non solo, perché poi come abbiamo visto c'è anche J&B, White Horse e tanti altri blend che fanno parte del gruppo di Diageo, che quindi fanno parte delle stesse distillerie. Quindi se prima, per esempio, di White Horse si approvvigionava principalmente dalla Gavulin, White Horse può oggi beneficiare delle distillerie del gruppo, come ne può beneficiare Johnny Walker. Steven, i decanter hanno un'effettiva utilità per conservare il whisky, permettono al whisky di mantenere la sua qualità, considererete l'utilizzo del decanter. Allora, a me piace tantissimo il decanter, però ne esula anche il giudizio tecnico, è un oggetto che a me piace tantissimo, questo è all'inizio. Secondo me sì, perché permette, se il decanter è fatto a modo, di poter conservare comunque lo spirito in maniera corretta. Questo non vuol dire che la bottiglia sia aperta, chiusa bene proprio il tappo, non possa permettere una buona conservazione, chiaramente se l'arco di tempo non è infinito. Quindi secondo me sia il decanter che la bottiglia aperta, se il tempo di consumo non è così ampio, fanno il loro lavoro, diciamo che il decanter è un po' uno stile che a me piace tanto, quindi lo consiglierei. Soprattutto poi se il decanter è di un materiale che non è il vetro dozzinale, allora sicuramente la resa può essere migliore. Non va, secondo me, a inficiare tantissimo nel gusto, in qualche cosina sicuramente sì, ma probabilmente è più una percezione sensoriale che ti aiuta anche a migliorare la degustazione. Comunque lo consiglierei, non piace tanto. Ezio, come viene deciso l'assemblaggio dei blended? Nel caso di decine di single, come si fa a sapere il risultato finale? Bellissima domanda, Ezio, la risposta è molto complessa. Di base ci sono delle tabelle, è inutile che ci giriamo intorno, quindi ci sono delle tabelle che analizzano i liquidi a livello molecolare e vanno a capire poi l'interazione, soprattutto su base storica. Quindi se io so che per fare Johnny Walker Black di base utilizzo 41 whisky, di cui sono all'interno Craggamore, Kleinerisch, Cardhu, Talisker, Lagavulin, Caulila, eccetera, eccetera, so di base che quei liquidi sono la base corretta. In che proporzioni? Dipende. Quindi faccio un esempio, se di solito utilizzo una botte di 10 anni di Talisker e una botte di Lagavulin 16 in proporzioni 50% e 50%, magari quest'anno quelle botti che ho a disposizione non possono essere bilanciate al 50%, ma devono essere sbilanciate più verso la Gavulin 16 che Talisker, perché questo risultato è diverso. Questo vuol dire però avere un monitoraggio costante che viene fatto su tanti fattori, che non sono solo il gusto, sono il colore, sono l'aroma, sono l'interazione del liquido, sono tanti aspetti che poi portano a monitorare costantemente il blending per poi portare un risultato che sia coerente ogni anno. Tobia dice 130 distillerie, mi fa molto piacere, non so se questo è il dato che conta anche le distillerie chiuse o non operative, se non vado errato le 92 contava le operative, però se ho errato vado a ricontrollare immediatamente, però dovrebbe essere il 130 o 150 addirittura contando anche le distillerie che non sono attualmente attive. Però Tobia, come ho detto all'inizio, non era un dato di cui ero certo, quindi andrò sicuramente a ricontrollarlo. Lazzaro, ho visto che per quanto riguarda i blue label vengono fatte bottiglie particolari attraverso dei disegni. Sì, sono fondamentalmente gestite sulla produzione dell'anno cinese, quindi vengono fatte adornate con quelli che sono i simboli di riferimento dell'anno cinese e più quindi escono adornate nel packaging esterno. Il liquido all'interno è un blu classico, quindi non va a cambiare il liquido, cambia solo la parte diciamo esterna. Dashberg, che differenza c'è tra blended malt e blended? C'è stata una storia un po' lunga, prima si chiamava Vat in Malt, poi Blend in Malt. Fondamentalmente attiene all'utilizzo solo di malto o meno, quindi se è un blending solo di single malt o se c'è all'interno single grain. La maggior parte dei blending sono, ecco, contengono single grain, dall'altra parte, diciamo, quelli come il green, per esempio, è un blending di malto. Malt blending, ecco.
Zampino Formicolo, secondo me manca una lezione sul whisky giapponese, che differenza c'è tra quelli scozzesi? Mi piacerebbe tantissimo parlarne, ma non posso parlartene nelle mie vesti perché noi purtroppo non abbiamo all'interno dei nostri brand dei whisky giapponesi, quindi non te ne posso parlare perché dovrei parlare di brand che non sono sotto il mio controllo, ecco. Quindi offline ne potremmo parlare come amici, come chiacchiera su whisky, ma in via ufficiale non ti posso chiaramente parlare di brand che non posso. Quindi mi dispiace su questo. Un blend di soli single malt esiste? Sì, assolutamente sì, ne esistono parecchi. Antonio Martini, consigli di conoscere a fondo i whisky scozzesi o alternare con i giapponesi? Su questo non posso non dire che i giapponesi sono sicuramente dei prodotti di livello. Non posso non dire che i whisky giapponesi sono, secondo me, a mio avviso, tecnicamente perfetti, con delle sfumature che possono piacere o non piacere. Quello che secondo me manca in tanti whisky giapponesi, non in tutti, sono le imperfezioni, che dal mio punto di vista rappresentano l'essenza del whisky. Questo non vuol dire che nel mondo non ci sono tanti altri whisky buoni, più e meno, quanto i whisky scozzesi. C'è tutta una sezione così chiamata di whisky emergenti, che nel tempo sta prendendo sempre più piede e che credo sia molto importante da attenzionare e da degustare. Tutti i whisky vanno degustati, di qualsiasi zona del mondo, di qualsiasi materia prima, di qualsiasi azienda, e poi per farsi una propria idea, che credo sia fondamentale per questo. Vado, ragazzi, sono tantissimi, non so quanto ce la faccio. Allora, come conservare al meglio i turbati aperti? Ragazzi, whisky in generale, lontano dalla luce, lontano da fonti di calore. Temperatura costante, poca umidità, di base le classiche regole di conservazione. Vado veloce, qual è il blending più idoneo alla miscelazione? Ce ne sono tantissimi. Di solito io tenderei a non avere grande invecchiamento perché poi rischi di avere dei problemi poi nel balance dei drink, quindi un invecchiamento medio, 10, 12, 15, 18 anni, secondo me è il migliore, o in up, quindi no age statement, che di solito sono questi giovani, ma comunque anche con un'alta numerica di blend all'interno. Mario Formicolo, complimenti, organizza un'altra degustazione Italia, molto volentieri, quando volete. Quando si potrà assaggiare Portelle? Ce ne vuole un po', ce ne vorrà un po'. Non sappiamo neanche in realtà quanto ancora lo riusciremo a imbottigliare, perché poi adesso partirà tra breve la nuova produzione, quindi la vedo un po' difficile. Invece, paradossalmente, pensavo di avere ancora più domande, invece le ho chiuse quasi tutte. Ecco, come ho parlato, non ci arrivate altre. Claudio, quale distilleria chiusa nella vendita di bottiglie attuale ha acquistato più valore? Delle nostre, posso parlare delle nostre. Portella e Nebrora sicuramente sono quelle che hanno schizzare i loro valori nel tempo alle stelle, e sono le due, almeno delle nostre chiuse, che hanno visto il valore delle singole bottiglie raddoppiarsi, triplicarsi, quadruplicarsi in maniera assolutamente esponenziale. Questo poi attiene al mondo dei collezionisti, al mondo degli amatori, che vedendo diminuire sempre di più le scorte, è chiaro che cercano la corsa all'accaparramento delle bottiglie. Quali sono i cocktail più idonei per i blend? Secondo me la maggior parte dei whisky based, quindi questo l'avevo già detto l'altra volta, non vorrei ripetermi, a me piace tantissimo il penicillin, che è un cocktail inventato 20 anni fa da Sam Ross, di una stupidaggine, 2004, forse dico un'altra stupidaggine, però base blended, miele, zenzero, un goccio di torbato, alla fine a me piace tantissimo. Angelo De Gasperis, proprietario del mitico Blended Collection 25. Era un blend delle 28 distillerie di Ageo. Se non vado errato, non era 25, ma 28, che praticamente andava a mettere insieme, diciamo, l'essenza delle 28 distillerie operative di Ageo. Grandissimo prodotto, secondo me, come tanti altri, come il Claret. Tanti bei blend, tanti Cadac, se non sbaglio era un blend delle coste e delle isole, quindi perfettamente torbato, c'era dentro Oban, c'era dentro Aulaina, c'era dentro la Gaulin, Talisker, sono tantissimi blend
meravigliosi, secondo me. Giorgio V è uno dei blendi più importanti della famiglia Johnnie Walker, che mette all'interno i prodotti che venivano miscelati nel blend del 1934, quando si ricevette appunto la Royal Warrant. Quindi si prendono la ricetta più fedele possibile a quelli che erano i blending dei primi del Novecento. Chiaramente non vengono più fatti, ma attengono solo a delle scorte storiche. Brora è legato a quale distillato o distilleria? Brora è la... la storia di Brora è bellissima. La storia di Brora nasce come seconda distilleria di Kleinlich gemella, prevedendo la chiusura di Kleinlich, chiamando poi però, riaprendo la distilleria di Kleinlich, avendone aperto un'altra attaccata identica, cambiandogli nome, e poi venne poi richiusa. Quindi la chiamarono Brora, operò per pochi anni rispetto alle grandi annate delle distillerie, e quindi quel whisky divenne ricercatissimo, fino a che riapriamo Brora. Quindi Brora riapre i battenti, gli ultimi whisky imbottigliati, anche quelli sono stati delle stelle, stanno imbottigliando, se non vado errato, addirittura un 48 anni, quindi un trittico 30, 34, 48 anni, forse sbaglio qualche anno, però una piccola collezione che venderanno solo ai più amati collezionisti, che sicuramente sarebbe bellissimo poter assaggiare. Vediamo se qualche primo luglio ci arrivo. Quali sono le note gustative di Johnnie Walker? Con italiane presenze su tutti i blend. Non riesco a leggere, aspettate. Quali sono le note gustative? Allora, Matteo, dipende. Le note gustative di un blending sono sicuramente molto più complesse da poter identificare appieno. Di base, le note principali sono quelle di Kleinlich, che sono quelle più, a mio avviso, più particolari. A me Kleinlich piace tantissimo, ritrovarlo in un blending, secondo me, è tantissima roba. La base, chiaramente, è malto puro, quindi la panificazione, la crosta del pane, miele speziato, quindi anche miele zenzero sotto certi aspetti. Queste sono, secondo me, le note che emergono principalmente. Non so se ho Talisker è presente in tutti i blend di Johnnie Walker, non in tutti, come per esempio anche Oban in alcuni è entrato, poi è riuscito, si usa tantissimo Talisker, quello sì è vero, ma non è presente assolutamente in tutti, proprio perché l'evoluzione, ogni singola evoluzione di un range di Johnnie Walker prevede delle caratteristiche di gusto, quindi di solito spesso presente, ma non in tutti in genere. Soprattutto il green è quello più stabile, che tende ad avere chiaramente solo alcuni blend all'interno, e quindi in questo caso Talisker non c'è. Non vorrei dirci una stupidaggine, ma non credo sia presente neanche nel gold. Non credo sia presente neanche nel gold. Questa me la devo andare a richiederlo, devo andare a confrontarlo. Credo di essere miracolosamente riuscito ad arrivare alla fine, no, ovviamente no. Un blending old school, assaggio. Ci sono, ma bisognerebbe andare a cercare delle bottiglie vecchie, ma è come i single malt degli anni Ottanta. Ragazzi, i single malt evolvono perché evolvono anche i consumatori. È inutile che ci raccontiamo storie. I prodotti cambiano, come erano diversi i prodotti degli anni Ottanta, come sono diversi i prodotti di oggi. Quindi anche i blend cambiano. Se vi capitano tra le mani dei prodotti importanti, ma non per forza ipercostosi, ma prodotti vecchi degli anni Ottanta, ben conservati, assaggiateli, perché sicuramente è una bellissima esperienza.
Allora, come prima esperienza di viaggio, che zona suggerisci? Non è Speyside. Dipende quanto tempo avete a disposizione. Il viaggio in Scozia, secondo me, va ben organizzato, basandosi su quale possa essere lo scopo del viaggio. Io consiglio comunque di Edimburgo, se non si è mai vista, di andarla a vedere perché è bellissima e perché comunque permette di spostarsi poi comunque agilmente. Edimburgo e Glasgow, pensate, a distanza veramente minima. Da Glasgow è veramente facile prendere il treno della West Line che ti porta a Uban, e da Uban prendere il traghetto per Aila. Quindi andare a vedersi tutta la parte di Aila con le distillerie più sotto il profilo dei turbati, ma della storia principalmente di questo livello. In alternativa, viaggiare su Inverness o Inverness o Aberdeen, dipende poi da dove si può prendere lo Speyside. Quindi se lo si prende dal Basco, da Aberdeen, e lo si traccia tutto fino ad arrivare al centro, da Inverness è più vicino, quindi basta affittare una macchina e in pochissimo tempo si è nel cuore dello Speyside. Talisker è più complesso da raggiungere perché Talisker ci vogliono 3 ore e mezzo, 3 ore e 40 di pullman da Inverness, attraversando, costeggiando Loch Ness, arrivando fino all'isola di Skye, e da Inverness andando verso nord, quindi si può anche facilmente raggiungere Flynelis, Brora, tutta quella parte che poi sfocia verso il nord, andando fino a Highland Park, lì, un po' più lontano. Diciamo che in un'ottica di 4 giorni io consiglierei forse Inverness e Speyside, probabilmente, o altrimenti Edimburgo, Glasgow, Oban, Islay, per un giorno in più. Comunque, se è la prima, forse Speyside è la scelta migliore. Allora, regia, abbiamo ancora 5 minuti. Se le domande sono finite e volete ricondividere la parte contistica, Grazie. potete ricondividere. Qualsiasi dubbio o domanda, come al solito, siamo a disposizione. Io vi ringrazio e detto questo, buona serata e magari ci rivedremo con qualche altra cosa, sempre con la Covid. Grazie mille.